Buongiorno, oggi è il giorno per suoi conti, dovrebbe essere il 12, credo, il 12. Oggi è il 12 di gennaio e ci troviamo nella bellissima piazza Garibaldi, che a detta di molti io mi tolgo la mascherina perché se non l'aperto è da solo. Che a detta di molti è una delle più belle piazze del Piemonte, insieme a quella di Alba, di Bra, eccetera. Perché siamo qui? Un anno fa, esattamente in questo spazio, c'era una slitta trainata da una macchina per fare una mappatura del sottosuolo. Non so se molti di voi si ricordano, una notizia riportata anche dai giornali. La mappatura del sottosuolo era preordinata all'eventuale inizio, comunque progettazione del famoso e ormai da lungo tempo pensato al parcheggio sotterraneo. Ecco, vogliamo semplicemente sapere quali sono i risultati, perché improvvisamente le cose partono e poi si arenano anche a livello di comunicazione di notizie. Vorremmo solo sapere. Già che siamo in questa zona, in questo luogo, vogliamo parlare perché qualcuno così nelle conversazioni private ha suggerito, si è lamentato che una bellissima piazza così, contornata da questi palazzi molto architettonicamente efficaci e belli, e sia così in modo banalmente asfaltata, che fa perdere, diciamo, del fascino del contorno e della location, diciamo. Allora, perché non abbellirla facendo una pavimentazione diversa? Non sto a suggerire, ma ci sono, non so, il porfido, il pavé, i lastroni di granito, le pietre che normalmente si usavano per abbellire i luoghi del vecchio Piemonte. Ecco, potrebbe essere un'idea che lanciamo qui in questo servizio estemporaneo. Però la ragione per cui siamo venuti, la ripeto, è vogliamo sapere che l'esito della mappatura geolocalizzata che era stata fatta in questa zona a febbraio dello scorso anno e sembrava, almeno dagli annunci, che potesse dare l'avvio al progetto. Arrivederci a tutti da Svegliate Alessandria.